Salve amiche e amici, quest'oggi vogliamo presentarvi un'idea dell'ultimo minuto per aprire i vostri pranzi o cene delle feste. Si tratta di semplicissimi e velocissimi salatini o cracker da fare in casa, in tre diverse varianti. Sono davvero semplicissimi e possono essere accompagnati magari con una maionese o altro tipo di salsa a vostro gusto. Con questa ricetta noi vi auguriamo ancora buone feste e vi lasciamo adesso al procedimento. Prepariamo innanzitutto la base per i nostri cracker. Questi sono 120 g di farina zero, 120 g di farina integrale. Potete anche utilizzare semplicemente totalmente la farina zero. Andiamo adesso al centro a formare un buco e aggiungeremo 10 ml di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale, 120 ml di acqua. Inizierò ad aggiungere l'acqua e mi fermerò nel momento in cui l'impasto sarà ben morbido ed elastico e riuscirò a lavorarlo senza problemi. Trasferisco il tutto sul piano da lavoro. E continuo a lavorare. Lavorate per qualche minuto affinché l'impasto vi sembrerà ben morbido ed elastico. Facciamo riposare l'impasto coperto per circa mezz'ora. Andremo a riprendere l'impasto lo divido in tre parti e su ogni parte vado ad aggiungere un diverso tipo di spezia. In questa aggiungerò 8 g di semi di chia. Stendiamo in maniera sottile l'impasto. Cercate di farlo il più sottile possibile. Più la sfoglia sarà sottile, più i nostri cracker risulteranno friabili. Quando sarete soddisfatte, potete divertirvi a realizzare le forme che preferite. Trasferiamo poi i cracker su una leccarda da forno rivestita da carta forno. Distribuiamo un pizzico di sale sulla superficie. Inforniamo i cracker a 180 gradi per circa 15 minuti. Riprendiamo il secondo pezzo di impasto e vado ad aggiungere
3 g di curcuma in polvere. Lavoro per far assorbire bene la spezia. Potete anche utilizzare altro tipo di spezia, ad esempio la paprika. Stendo nuovamente l'impasto . Quando avrò ottenuto uno spessore sottile, vado a realizzare i miei stampini. Per l'ultimo impasto utilizzeremo dei semi di papavero. Però in questo caso andrò prima a stendere i cracker e poi sulla superficie metterò i semi di papavero. È il mio ultimo stampino. Se non avete uno stampino che buca il vostro cracker, ricordatevi di bucare con una forchetta, altrimenti cresceranno, si gonfieranno. Io non lo faccio perché vedete, il mio stampino già mi intaglia il cracker. Aggiungiamo i semi di papavero. E un pizzico di sale su tutti. Inforniamo i cracker a 180 gradi per circa 15 minuti, finché saranno ben dorati. Ed ecco i nostri salatini con i semi di chia appena sfornati. Ed ecco anche la nostra seconda serie di cracker o salatini appena sfornata. Potete accompagnare questi cracker con della maionese magari fatta in casa o altro tipo di salsa. Come sempre, se l'idea vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un commento giù in fondo al video, un like, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime idee, ciao a tutti da Margie!